Buongiorno da FT Online News. Inizia bene la seduta per la Borsa di Milano che vede l'indice FTSE MIB in guadagno dello 0,9% circa. Stabile invece il DAX è intorno allo 0% di variazione. Si conferma quindi questa situazione già vista anche nel corso delle ultime sedute, dove la borsa tedesca fatica a tenere il passo di quella italiana. Quindi, direi un contesto da un punto di vista prospettico sicuramente interessante per chi pensasse di investire sul nostro mercato. Guarderemo infatti nell'appuntamento di oggi, oltre all'andamento dell'indice DAX, per capire se questi segnali di debolezza possono avere un seguito o meno, anche l'andamento di due titoli del mercato domestico che nella seduta di oggi, anche grazie a revisione di giudizio da parte dei broker, avviato la seduta con un deciso rialzo. Pochi appuntamenti macro per quello che riguarda la giornata odierna, niente per gli Stati Uniti e sulla Germania sono usciti i prezzi della produzione del mese di marzo, le attese erano di una variazione dello 0% su base mensile e dello 0,7% su base annua, invece il risultato è stato un meno 0,2% su base mensile più 0,4% su base annua. E l'ufficio di statistica tedesco informa che si tratta del risultato più debole dal marzo 2010, quindi non ci sono pressioni significative sull'andamento dei prezzi alla produzione in Germania, un ulteriore indizio che favorisce l'ipotesi di un futuro allentamento della politica monetaria da parte della BCE. Dicevamo dell'interesse per EI Towers e Fiat Industrial. Nel caso del primo, Equita SIM ha variato il target price portandolo a 31 euro e invece per quello che riguarda Fiat Industrial, Morgan Stanley ha portato la raccomandazione a overweight, la equal weight, con target price che passa a 10,50 euro. Passiamo adesso appunto allo studio grafico dell'indice DAX, quello che si nota guardando la parte finale del grafico è la presenza di una figura, quella che stiamo evidenziando, a testa spalle ribassista. Questa in blu è la linea di base testa spalle, la figura si è originata a partire dai massimi del 28 di gennaio. Questa è la prima spalla, quella centrale più alta è la terza, il massimo del 11 aprile è la seconda spalla e contestualmente al completamento della figura c'è stata la rottura della media mobile a 100 giorni. Il target di testa spalla di norma viene calcolato proiettando nell'ampiezza, quindi l'estensione della sua parte più ampia dal punto di rottura. Quindi testa spalle ha in questo momento proiettato un obiettivo su 7.150 punti. Una conferma della debolezza dell'indice DAX verrebbe al di sotto della media mobile a 200 giorni che passa a 7.378, ricordiamo che in questo momento siamo a 7.508 punti. In termini di ritracciamento di Fibonacci, vediamo che per il momento è stato violato il 23,6, ma che c'è ancora da prospettare il sostegno del 38,2 che è a 7.250 punti circa. Quindi diciamo che per quello che riguarda la prospettiva a medio termine sembrerebbe esserci ancora spazio di discesa almeno verso 7.150. In quest'area e in questa ci sono anche due gap rialzisti, uno quello del 29 di novembre a 7.351 punti e il secondo, quello del 22 di novembre, a 7.194 punti che il mercato deve ricoprire, motivo in più per pensare che il ribasso possa proseguire. Nel breve termine è possibile invece una fase di rimbalzo, un ritorno a toccare la neckline, quindi la linea di conferma testa spalle, perciò l'andamento futuro dell'indice potrebbe essere al limite dopo il test da 1200, un ritorno a toccare la neckline testa spalle tra 7600 e 7650 punti, ma poi nuovamente una discesa fino a 7150. Passiamo ora invece all'andamento di Fiat Industrial.
La seduta di oggi ha visto ritornare il titolo a 8,55, la chiusura di ieri è stata a 8,3450. Da notare che pur avendo nella seduta di ieri e di ieri l'altro violato il supporto dei minimi del 18 di marzo a 8,2750, i minimi di ieri sono stati infatti a 8,17, pur violando questo livello di sostegno, i prezzi hanno messo a segno un rimbalzo già nella giornata di ieri, disegnando con le ultime due candele giornaliere quello che viene chiamato un tweezer bottom, ovvero sia un piccolo doppio minimo, figura che molto spesso si dimostra un'ottima base sulla quale fare poggiare una reazione. Per capire se ci sono spazi, diciamo, di ulteriore crescita, sarà necessario attendere il superamento almeno di 8,50. E in quel caso le quotazioni potranno procedere al test della media mobile a 100 giorni intorno a 8,85 e 8,90. Pur con un rialzo del genere il movimento sarebbe da considerare correttivo, quindi sicuramente si può immaginare di andare a comprare anche sui livelli attuali con un target intorno a 8,80-8,85. Tuttavia, per chi lavora in un'ottica di medio-lungo termine, invece è necessario attendere almeno la rottura di 8,90 prima di intervenire, perché ovviamente la reazione potrebbe dimostrarsi solo un tentativo di rimbalzo temporaneo e poi il downtrend che abbiamo visto nei massimi di inizio anno rischierebbe in quel caso di riprendere. Sopra 8,90 invece le prospettive sarebbero interessanti anche per il medio-lungo termine. Squadra meglio orientata invece per Eddie Towers. I prezzi sono questa mattina infatti a 24,87, siamo quindi saliti a testare e a marginalmente superare i massimi di questo mese a 24,50. La rottura di questa importante resistenza, appunto posta intorno a 24,50, sembra un segnale bastante per proclamare la ripresa dell'uptrend che abbiamo visto dai minimi della scorsa estate, con un primo target sul lato superiore di questo canale che si posiziona a 25,75 euro. Per quello che riguarda il diciamo destino di più lungo termine del titolo, c'è da notare che le prospettive di rialzo, grazie proprio al superamento di area 24,50, che come vediamo sono anche i massimi del 2011, propone un movimento che potrebbe andare ben oltre i target che abbiamo indicato e ipoteticamente raggiungere nel medio-lungo periodo anche i 30 euro. Avremo invece una inversione di tendenza negativa al di sotto di 23,50, ovviamente già il riportarsi al di sotto di 24,50, che è resistenza fino a ieri e che oggi diventa supporto, sarebbe un primo segnale di debolezza. Sotto 23,50 invece rischieremo di andare a vedere la base del canale che sarà ai minimi di giugno. Quindi vedere ritornare i prezzi su 21,80 euro. Grazie per averci seguito e buona giornata.